الله المستعان، والله غالب على أمره. Stanno andando verso Baghdad e Karbala, lo sapevamo, però si è saputo che l'ISIS, i Ramadi, hanno preso il 60% dell'arsenale militare disponibile, per cui hanno più armi loro che non l'esercito. La situazione nostra è normale, c'è una, si può dire, un'anomalia. Girando la città tutto normale, tutto perfetto, tutto, però dall'altra parte vedi una crisi economica quasi globale, quindi una crisi economica anche oltre la crisi militare, che l'ISI sono una quarantina di chilometri da Erbil. Allora, qui c'è una scuola praticamente occupata adesso degli esidi, ci sono circa 50 famiglie, provengono sempre nella zona di Nineve. Quello che è successo, lo sappiamo tutti dalle notizie, che nel giugno dell'anno scorso l'ISIS ha conquistato tutta la città di Mosul, anche, hanno conquistato anche tutti i paesi cristiani. Quindi tutti i cristiani sono scappati da lì e poi hanno trovato, per fortuna, un rifugio nel Kurdistan iracheno. Ormai la culla del cristianesimo in Iraq oggi quasi tutto quasi annientato, e purtroppo sul nostro paese, le nostre chiese, oggi sventola quella bandiera nera. Purtroppo siamo scappati arrivando qua a Ankawa, che ci ha accolti nella zona del Kurdistan, che accoglie quasi tutti i sfollati, non solo i cristiani ma anche gli esidi, e musulmani, shabak, turkmani e altre etnie che sono stati purtroppo costretti ad abbandonare tutto. Having people in that the families that fled from Mosul with nothing, leaving behind their homes, their money, their possessions, everything. They came only with their clothes on. Maybe only one car. And maybe not. Even the car, they were stolen, they were robbed on the way. Hanno venduto la fede, le orecchini, oro, le donne, così sono arrivati. Continuano ad aumentare gli sfollati. Fino adesso arrivavano sempre nuovi sfollati, però diciamo che i campi avevano quel minimo di flessibilità. Quando arrivano 4.000 in un giorno, quando arrivano 8.000 in un giorno, in una città creano veramente discontento. Ma avremo possibilità di vedere i campi nuovi fatti con i container, e sono 8.000 persone in aumento. Erano tutti sotto le tende e adesso hanno costruito tanti bei container. Questi caravani sono stati fatti non per lungo periodo, erano messi così, questi prefabbricati, proprio subito, senza una base, senza una preparazione per i servizi igienici, per l'acqua. Sono problemi anche di convivenza, purtroppo tante famiglie con le condizioni che si trovano sono veramente peggio dei carcerati, chiusi dentro, anzi sono anche più di una famiglia dentro un caravan, non c'è più una
una privacy, una famiglia che vive la sua come identità di famiglia. It's not easy to leave your house and come live in a tent or in with some to share your room or your space with another family. That's very hard. Le tre cose che caratterizzano questa emergenza. La prima è la brutalità di queste persone, di questi attacchi, che non sono attacchi soltanto militari, ma sono attacchi sul senso del vivere della gente. Ma tagliare la testa a centinaia di prigionieri, che non fanno prigionieri, tagliano le teste e basta, mai successo prima. Secondo, è una situazione che ha come dire, un numero di persone coinvolte tutte insieme che non era mai stata misurata prima, sono milioni di persone, per cui si parla di numeri spaventosamente grandi. Il terzo elemento è che non c'è soluzione di visione possibile di un calo di questa tensione, non c'è un calo della tensione, ma continua a esserci un aumento della tensione con allargamento dei problemi. I Peshmerga difendono il Kurdistan a tutto campo, infatti noi siamo sereni qui a Erbil, ma la vita è abbastanza tranquilla, c'è il traffico, di notte si può andare, non hai paura di niente, almeno, perlomeno non la sento, non si sente questa cosa. Però i Peshmerga questa zona la difendono. Kirkuk, che fa città confine tra il Kurdistan e il resto dell'Iraq. As you know, the Peshmerga, the known issue, the Peshmerga has a very good capability to prevent Daesh to come to Kirkuk. Daesh tried many times and attacked the Peshmerga forces in around Kirkuk, but Peshmerga forces they are prevented them and defeated them, and they make the Daesh forces to go far away from Kirkuk. Then the situation now in Kirkuk and around Kirkuk is good, but we need very good help from Europe, from another issue, from America, from the world community, because this war is not for only for Kurds or for Iraq, it's for all humanity. We world need to help the Kurdish people in the first hand to control, because we are the only force in this area which controlled ISIS. All the others are in retreat. The Syrian army is in retreat, the Iraqi army is in retreat. ISIS consists of the old Ba'athist party, the Saddam Hussein's men, the big soldiers, and they didn't manage to use their chauvinist views to control the area, so now they change their views to use the Islamic name and Islamic power to control the area and control the population, and that attracted many people from Europe, from different countries in the world, and many naive people joined them in the name of Islam or whatever, or jihad. L'ISIS praticamente combattono, non è a caso, vediamo dentro Daesh l'ISIS combattenti che provengono di tutto il mondo, dalla Cina, in Giappone, Filippine, Europa, Italia, no? Stati Uniti, vengono qui a combattere per difendere la loro ideologia. Hanno una radice molto forte nella società. Non è vero quando si dice che tutti sono drogati, sono uomini di strada. No, ci sono dentro di loro
uomini ben istruiti, sanno usare il computer, sanno addestrare, quindi sono militari di professione e fanno tutto questo qui, e noi siamo unici peshmerga che combatte in delega per tutto il mondo. فاني هر باسي مثل ميلانو يوك هر جبي كي من ميلانو تي نقدا عش بلا ما مي وترجمه ما كيراك شي لا فالا بينات وانا كي صايو بلا quello che ci ha fatto resistere molto è il nostro spirito, la nostra resistenza, perché noi difendiamo il nostro territorio, no? Perché quelle armi che noi abbiamo, l'ISIS hanno quelli e più di quelli, sicuramente molto di più, però il nostro spirito, il nostro sollievo proprio che ci fa resistere. اما روحيتي كي باش معايا وكنا توي كل عمادين يعني خو ما بخت كان لبنا ام خاك اما بارز جاي كركوكا منطقه الورده لمانجي دو بي ما بي سرتا مانجي دو qui siamo nella provincia di Kirkuk, che è una provincia molto interessante per noi. Ha praticamente l'ISIS è un residuo di Al-Qaeda, abbiamo combattuto anche contro Al-Qaeda. Noi siamo praticamente qua a pochi chilometri dall'ISIS, quindi noi combattiamo per difendere il nostro territorio, per difendere la nostra popolazione. Durante l'attacco alleato americano sull'Iraq, quindi nel 2003, nel giro di 24 ore hanno fatto 2000 bombardamenti con l'aviazione sull'esercito iracheno. Però adesso, nel giro di 5 mesi, le forze alleate hanno fatto 2000 bombardamenti su postazioni dell'ISIS. Quindi questa è una differenza abbastanza evidente. E io sono arrivato a una idea che non avevo prima, che le forze alleate, gli Stati Uniti, non sono molto seri a combattere l'ISIS. E questo, la conferma è l'avanzamento dell'ISIS sempre più. L'unica zona che hanno perso, che non hanno potuto resistere più, è nel Kurdistan iracheno. Sì, sì. Certo. Perché ci sono i peshmerga.